trovate a Toscana Parlamento il settimanale di informazione dedicato all'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Il polo siderurgico di Piombino e il suo rilancio all'attenzione dell'Aula nell'ultima seduta. Il Consiglio regionale della Toscana interviene per salvaguardare e rilanciare il polo siderurgico di Piombino, protagonista a Roma insieme ai lavoratori dell'intero settore di una manifestazione nazionale con sciopero generale per chiedere al Governo la definizione del piano nazionale della siderurgia, investimenti, sviluppo, occupazione, prevenzione, sicurezza, manutenzioni. L'Assemblea ha votato all'unanimità due mozioni, una presentata dal Partito Democratico, l'altra dal gruppo Fratelli d'Italia. Come spiegato dal primo firmatario Gianni Anselmi, l'atto non si occupa di siderurgia in quanto tale, ma di tutte le attività economiche che si intersecano con essa. Noi mettiamo una serie di obiettivi che mettono insieme il futuro del, dello stabilimento, direi degli stabilimenti, perché accanto c'è la Magona, secondo una visione industriale siderurgica evoluta, con un forno elettrico, con una produzione flessibile e ambientalizzata di acciaio, il tema del risanamento ambientale. Quindi le bonifiche, l'economia circolare, e il riuso delle materie seconde, il tema delle relazioni con il porto e il tema degli spazi, quindi liberazione degli spazi per la diversificazione economica del territorio e l'insediamento di nuove attività produttive, magari a più basso impatto ambientale. E poi c'è il tema infrastrutturale con la Bretella che partirà nel primo tratto fra breve, è già stata appaltata. Nel secondo tratto abbiamo conquistato il finanziamento per l'ultimo miglio del PNRR. Favorevoli alla mozione del Partito Democratico nel corso del dibattito si sono dichiarati rispettivamente Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle, Francesco Torselli di Fratelli d'Italia, Ilaria Bugetti del Partito Democratico, Diego Petrucci, Fratelli d'Italia, Vincenzo Ceccarelli, Partito Democratico, Marco Landi della Lega. È un investimento di un. Colosso che ci dà garanzie, dice di avere garanzie economiche e industriali alle spalle, ma presenta piani industriali inattendibili, o gli presenta l'ultimo giorno, o gli presenta eh, non, 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 scialbi fatti di, 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 di quattro fogli in croce. Quindi anche da parte loro ci deve essere una dimostrazione, perché a parole il, eh, hanno detto in maniera chiara di voler investire, di essere pronti a un grande investimento su Piombino. Nella pratica ancora sono latitanti. Il problema è capire se la politica vuole andare tutta nella stessa direzione. E oggi ho questa sensazione che la politica locale, Piombino, il sindaco Ferrari, abbia ben chiara la direzione dove andare, il consiglio regionale all'unanimità segue l'indicazione del sindaco Ferrari. La politica nazionale mi pare ancora sia latitante e io devo capire quello se c'è la volontà della politica nazionale di investire davvero su Piombino, su quello ho dei dubbi. Abbiamo votato anche unitariamente due atti importanti sia della maggioranza che dell'opposizione per far sì che e dare un segnale che il, il Consiglio regionale eh, spinga affinché eh, il governo trovi una soluzione adeguata, questo credo che eh, sia necessario anche con un tavolo che comprenda tutte le eh, amministrazioni e eh, i vari ministeri interessati. Chiaramente in questo anche il Comune di Piombino sta svolgendo una posizione, una parte molto positiva con l'attuale pianificazione urbanistica e il piano strutturale che sta ponendo in essere. La situazione è difficile ma nelle mani della nostra vice-ministra Todde che nel Consiglio aperto a Piombino il 14 settembre ha annunciato l'ingresso dello Stato con Invitalia nella questione dell'acciaieria di Piombino perché lei stessa, come ha condiviso con me in alcuni incontri che abbiamo fatto, è ben consapevole della rilevanza del sito di Piombino per l'acciaio e pretenderà per esso la stessa attenzione che è stata dedicata al sito di Taranto. Quindi eh, massima attenzione ancora del governo e del Movimento 5 Stelle, siamo costantemente in contatto con la viceministra per arrivare a una soluzione positiva dell'esito dell di una situazione che ormai da troppi anni purtroppo prende banco sulla costa toscana e in tutta Italia. La mozione a firma dei consiglieri del Partito Democratico Anselmi e Bugetti impegna il Presidente della Giunta regionale a invitare il Governo ai tavoli che saranno convocati sul tema a considerare Piombino un caso esemplare e non risolto di modernizzazione ecologica del comparto siderurgico nazionale, meritevole di un livello di attenzione per storia e potenzialità, se non per dimensione, analogo a quello dedicato alle acciaierie di Taranto e a invitare il Governo a tutelare l'unico sito nel quale in Italia si producono rotaie. Un settore strategico per la politica energetica della nostra regione. Parliamo della geotermia, anche questa al centro di un dibattito in Consiglio regionale. La quota a parte delle risorse derivanti dai contributi geotermici e destinata ai comuni geotermici sarà loro assegnata direttamente. A stabilirlo è una norma transitoria che garantisce che questo accada nel periodo di tempo necessario alla trasformazione del consorzio in società in house della regione. La proposta di legge è stata illustrata in Aula dalla presidente della commissione sviluppo economico Ilaria Bugetti è approvata a maggioranza con 34 sì e due voti contrari del Movimento 5 Stelle. Si tratta di una norma transitoria che la Regione Toscana ha approvato questo pomeriggio riguardante la possibilità per i comuni geotermici, quindi tutti i comuni che ricadono nell'area della geotermia. Di poter introitare le risorse che derivano appunto dalla geotermia per poter eh, disporre di queste risorse da spendere e progettare e fare investimenti sul territorio. È una norma transitoria perché la Regione sta già lavorando e ci siamo dati un tempo al 31-12-2022. Per ragionare con COSVIG, che è la società che si occupa della riscossione, in auso quindi far sì che ci sia una società gestita dalla Regione Toscana. Il tempo per gli approfondimenti è necessario, è un tempo piuttosto lungo, quindi si parla, come dicevo, del 31-12-2022. Nel frattempo, la norma transitoria consente a quei comuni di poter beneficiare ugualmente delle risorse derivanti dalla geotermia. Abbiamo votato un atto eh, sulla geotermia eh, molto importante, seppure un atto tecnico, perché eh, riguarda. La possibilità di, eh, per i comuni eh, di attingere eh, finalmente eh, ai fondi che eh, li riguardano sono due ambiti molto importanti nella nostra regione perché sia quello della Val di Cecina sia quello della Miata sono due aree interessate che garantiscono alla nostra regione il 30% dell'energia eh, sul nostro territorio. E questo potrebbe anche essere ampliato. È chiaro che qui in prospettiva dobbiamo anche fare un lavoro insieme positivo perché la gara che dovrà essere prevista per il 2024 e se non si riesce a fare una gara magari avere una proroga, sicuramente le concessioni devono, essere, eh, dev dev devono avere una continuità perché eh, questo settore possa andare avanti e anche, perché no, crescere e svilupparsi. Io bisogna dire chiaramente una cosa, c'è un tipo di geotermia che aiuta l'ambiente, quella a bassa entalpia, quella delle piccole impianti, compresi quelli domestici, e sono sicuramente una grandissima risorsa e questa va sfruttata. Ci sono quelli invece che fanno geotermia, un tipo di geotermia che è speculativa, che il guadagno è soltanto sugli incentivi che vengono presi dal governo. Quella va evitata e soprattutto bisogna fare molta attenzione alla geotermia perché a seconda delle zone geografiche su cui essa è eh, presenta problematiche differenti, in alcuni casi è completamente innocuo anche dal punto di vista ambientale, in altri casi come sulla Miata abbiamo visto eh, aver dato anche gravi problemi eh, su cui un, uno studio, lo studio in vetta aspetta ancora di vedere alla luce i risultati per capire davvero quale ne sia l'impatto. Non è riuscita nella missione eh, di diventare la capitale italiana della cultura, ma sarà la capitale toscana della cultura, parliamo di Volterra. Sostenere il progetto di Volterra, città toscana della cultura 2022, anche con un adeguato impegno economico, fin dal 2021, per consentire l'avvio della programmazione di eventi, mostre e iniziative culturali già progettati. Questo è l'impegno chiesto alla Giunta regionale in una mozione presentata dai consiglieri regionali del Partito Democratico Andrea Pieroni, Vincenzo Ceccarelli, Massimiliano Pescini, Ilaria Bugetti e Cristina Giachi. L'atto è stato approvato a maggioranza, 25 voti favorevoli e un solo voto contrario, quello di Marco Stella di Forza Italia. Ma io ho presentato una mozione proprio su Volterra, città toscana della cultura per il 2022, perché abbiamo apprezzato tantissimo l'idea, la proposta del Presidente Gianni, fra l'altro condivisa dal Ministro Franceschini che pochi giorni fa è venuto proprio a Volterra in visita di fare di Volterra la prima città toscana della cultura, un progetto che, dovrebbe avere, che ha una, avrà una durata almeno decennale. Perché Volterra? Perché Volterra ha già fatto un lavoro straordinario, preparando, predisponendo quel progetto Rigenerazione Umana che gli ha consentito di entrare fra le dieci finaliste eh, nel percorso verso la capitale italiana della cultura. Poi è stata scelta procida, però per Volterra entrare fra le dieci prime città candidate è già un successo. Quindi noi riteniamo che quel lavoro vada valorizzato, condividiamo in maniera forte l'idea di Gianni, ma occorre anche dargli le gambe. Necessita delle risorse perché possano essere avviati i... I progetti. È passata questa mozione in Consiglio regionale, io mi auguro che il prima possibile diventi legge ci sono due proposte di cui io sono il primo firmatario altre due presentate dalla Giunta che prevedono l'istituzione della capitale Toscana dello Sport e della capitale Toscana della Cultura, ogni anno un bando per selezionare quale città dovrà avere questo titolo che sarà un titolo prestigioso per il 2022 però entrambe le proposte sia quelle sottoscritte dal sottoscritto che quelle del la giunta eh, prevedono di dare a Volterra il titolo di capitale toscana della cultura ed a Betone Cutigliano il titolo di eh, capitale toscana dello sport. Volterra per meriti, per quanto eh, ha fatto di buono eh, rispetto alla selezione nazionale, a Betone Cutigliano anche in questo caso per merito. Voglio ricordare che il 2022 è il settantesimo anniversario della vittoria olimpica di Zeno Colò eh, in discesa libera, l'unico italiano ad aver. Vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi in discesa libera, ma anche come segno di ristoro rispetto agli ultimi due inverni che sono stati tragici, con la montagna chiusa, e quindi per dare anche questo segno di ripartenza. Compie 50 anni di vita la Biblioteca dell'identità toscana intitolata Pietro Leopoldo. Una realtà che per festeggiare il mezzo secolo di vita, ebbene adesso è sbarcata anche su YouTube con dei messaggi di auguri molto speciali. La Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo compie 50 anni e li festeggia con un video e con lo sbarco su YouTube. Se più un cittadino conosce più è libero e credo che questo sia il grande valore di questo momento, che è un momento che però vuole guardare al futuro, che vuole lanciare iniziative nuove, lavorare tanto sul digitale, dare la possibilità anche da remoto il più possibile di avvicinarsi a tutto il materiale a nostra disposizione. Davanti a noi abbiamo lo sforzo di rendere ancora più moderno questo spazio di cultura e dove c'è cultura e dove c'è conoscenza c'è libertà. La biblioteca nasce nel 1971 in Palazzo Panciati, che ora è Palazzo del Pegaso, in via Cavour 4 a Firenze, con una piccola collezione di testi giuridici ad uso degli utenti interni. Dopo vari spostamenti nel 1982 a Palazzo Bastoggi, nel 1992 a Palazzo Gerini, negli anni 2000 la biblioteca si amplia. Nel 2004 nasce così la biblioteca dell'identità toscana. Nel 2015 si unisce a quella della Giunta dando vita ad un'unica grande struttura documentaria che diviene il punto di riferimento di tutto il patrimonio bibliografico della Regione. Per promuovere la biblioteca è stato realizzato un video a cura di Fondazione Sistema Toscana che sarà distribuito sulle principali piattaforme. Il compleanno è anche l'occasione per un ulteriore passo importante, ovvero l'apertura del canale YouTube della biblioteca con una playlist dedicata al compleanno. Una delle domande era di raccontare per esempio la biblioteca in tre parole e quindi sono usciti degli aggettivi davvero splendidi, quindi ehm, molto accogliente. Eh, la cosa che ci è piaciuta di più è che in tanti... Ci hanno descritto come la loro casa, come la loro seconda casa. Quindi c'è chi è arrivato a dire: Io metterei un letto qui in questa sala e passerei la vita qui perché il luogo è splendido, i libri non mancano e il personale è delizioso. Abbiamo più di 7.000 iscritti e un dato rilevante è che. Il 42% di questi sono ricompresi nella fascia d'età fra i 50 e i 50 ai 69 anni e il 31% nella fascia, nella fascia successiva, dai 70 agli 80. È un bene di cui la cittadinanza ha bisogno e non solo quindi nel periodo di formazione nel periodo universitario, ma anche nei periodi successivi della vita, proprio per continuare la formazione professionale e addirittura dopo, probabilmente quando le persone sono in pensione, vengono volentieri da noi proprio per continuare a tenersi aggiornati o comunque trovare materiale che possa essere di loro interesse. È tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione sul Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.